andiamo nel bosco perché arriva Angela Frenda, direttrice di Cook. Ciao! Ah, questo è il momento che a me piace tantissimo, non solo perché ti vedo, ma perché mi piace che ci sediamo un po' nel nostro bosco e che tu mi racconti. Sai che piace anche a me, in realtà, questo momento, perché è anche il mio momento della settimana. Oh, di relax, sei sempre di corsa, esatto, col giornale, eccetera, esatto. Quindi... Senti, allora, dove mi porti? A Sanremo? Io ti porto a Sanremo, perché non potevamo non fare una storia che fosse legata a Sanremo. Oggi comincia il festival, quindi mi sembrava giusto. Io vorrei raccontarvi la storia, una storia che in parte si conosce, quella di Luigi Tenco. Come no? Cantautore. Tutti pensano genovese, in realtà lui era originario della provincia di Alessandria, però faceva parte della scuola dei cantautori genovesi, quindi Lauti, Gino Paoli, eccetera, eccetera, che il 27 gennaio del 67 si toglie la vita durante il Festival di Sanremo in una stanza dell'Hotel Savoy a 219 dopo aver cantato con la sua compagna d'allora, Dalida, questa canzone che poi è Ciao amore ciao, che è questa. E non so quanti sanno che questa era una canzone in realtà antimilitarista, che lui ha trasformato è una canzone sentimentale. La verità è che questa canzone non funziona a Sanremo, il pubblico non la capisce. E lui ne rimane molto profondamente colpito, tanto che l'ultima sera in cui la canta dirà a Mike Bongiorno, che era il presentatore di quel festival, questa è l'ultima volta. E è una frase che è rimasta un po'. Lui la canta malissimo, sembra, secondo alcune testimonianze, perché vada un po', aveva bevuto qualche pasticca di troppo, insomma così, Dalida si arrabbia, fa una pessima esibizione, va in albergo e si toglie la vita. La mattina lo trova Dalida, la prima persona che chiama è il suo migliore amico Lucio Dalla, dicendo guarda c'è Luigi che si è tolto la vita. E da allora su questo suicidio sono state costruite una serie di... Ma ancora adesso se ne parla, addirittura che non fosse suicidio. Ogni tot anni escono, no? Inchieste giornalistiche. Anche, a un certo punto due giornalisti nel 2015 hanno scoperto che la pallottola trovata non apparteneva alla pistola di Tenco. Insomma, una serie di cose. Sicuramente lui lascia un biglietto nel quale lui scrive: questo pubblico non mi merita, sai, quell'anno in gara c'erano Claudio Villa, Orietta Berti, un altro genere musicale, un altro genere. Oggi invece sarebbe stato amatissimo, molto amato, lascia questo biglietto e tutti pensano va bene, si è suicidato perché non piaceva la sua canzone. Un'altra ipotesi è che in realtà dietro ci fosse anche una delusione d'amore, perché lui è vero che aveva questa compagna Dalida, ma aveva avuto una storia d'amore veloce ma intensa con Stefania Sandrelli. Storia d'amore sulla quale... Stefania, che poi tra l'altro è stata molto a mancia con Gino Paoli, lui si sparò un colpo di pistola, no, per lei, per cui... Era bellissima, Stefania, devo dire che... Ancora oggi è una bellissima donna. E proprio ultimamente ha rilasciato una bellissima intervista a Aldo Cazzullo, nella quale ha ammesso questa storia d'amore con Tenco, dicendo... Solo lei potrebbe dire, è stata una storia sportiva. Beh, bellissima. Forse per lei, ma per lui non credo. Per lui non credo. Dice che lui era irresistibile, suonava il sassofono, era molto diverso. Tra l'altro, lei era fidanzata anche lei con Gino Paoli. Che non era proprio uno facilissimo. Dice: Gino non l'ha mai saputo. Infatti, alla domanda. Beh, adesso però lo sa. Meno male che la cosa è andata in prescrizione, ma insomma. Esatto, no, ma sai, lei è molto così. Cioè, io non gliel'ho mai detto. E anche quando poi Gino Paoli tenta il suicidio e si salva per fortuna, dice che viene chiesto alla Sandrelli, ma non è che l'ha fatto per questo. No, Gino l'ha saputo dopo e io mi sono anche arrabbiata quando lui ha tentato il suicidio, perché gli ho detto non è vero che mi ami, perché se mi avessi amato non avresti tentato di toglierti la vita e quindi poi non mi vedevi più, quindi vuol dire che non mi amavi. Un genio, un genissimo. E niente, quindi come vedi erano storie di giovani bellissimi, anche un po' dannati, molto talentuosi, che hanno rappresentato un pezzo anche della storia. E legato, a che cosa è legato Luigi Tenco a livello alla cucina ligure, alla cucina genovese, e oggi vogliamo fare insieme proprio un piatto tipico che è la buridda di Stoccafisso. E allora andiamo dalla zia Cri. Che bella, ciao amore, ciao. Come faceva a dire, non è piaciuta. E poi lui era bellissimo. Ciao, Angela. Eccola qua la buridda, vero? Non è completa, ecco. Lui era veramente bello, devo dire. Lui era veramente un bellissimo ragazzo, anche Dalida, anche insomma, veramente, insomma,
Era un bel quartetto, un devo bel dire. Quartetto, un bel quartetto. Certo. Come l'abbiamo fatto questa volta? Allora, guarda, sedano, carota, cipolla, acciuga, aglio, si fa rosolare, si aggiungono i pinoli e si fa, qui abbiamo già i pezzi di... baccalà, soccafisso, che quindi non è salato, si fa rosolare e si porta a cottura con un po' di brodo. A questo punto, quando è quasi completa la cottura, abbiamo delle patate che abbiamo fatto scottare, quindi si aggiungono, così basta meno cottura, e un po' di passata di pomodoro. E quanto si fa andare così tutto insieme? Questo qui, guarda, un quarto d'ora, 20 minuti, perché le patate sono già cotte, giusto per fare amalgamare insieme. C'è tanta un po'... Genova, i pinoli, le olive, c'è possibilmente tanta zuppa, è una tipica zuppa di pesce, ce ne sono varie versioni, ce n'è una sarda, c'è una versione provenzale, la burrida è proprio la zuppa classica di pesce. Tra l'altro le acciughe è un'innovazione, perché prima in origine non si mettevano. Allora non c'erano trasmissioni di cucina, quindi non si poteva sapere se davvero loro mangiavano la burrida, no? A meno che non abbiano lasciato scritto, ma non è il caso di Luigi Tenco. Ma essendo lui genovese, questo è un classico. Questo è un classico piatto, devo dirti, proprio che accompagna la cucina marinara, diciamoci la verità, perché poi se vai anche in Toscana trovi la zuppa di pesce molto simile. Io volevo poi spezzare una lancia, non so se sei d'accordo, Zia Cri, sullo stoccafisso, che è un pesce poco utilizzato invece, vero? Lo stockfish, sì, no? Sì, stockfish, sì, esatto. Che si differenzia molto dal baccalà per il discorso del sale, dell'essiccazione, l'abbiamo noi utilizzato perché è un pesce che c'è tutto l'anno, che c'è quindi anche nei posti non di mare, e quindi a seconda delle zone si utilizza l'uno o l'altro. In questo caso quindi anche col sale possiamo aggiungerlo, certo, o sempre assaggiando, invece col baccalà, essendo molto più sapido, bisogna, certo, fare attenzione. È un pesce molto sano, è un pesce economico, ed è un pesce che secondo me proprio va rivalutato, perché le nostre nonne lo usavano molto di più. Adesso a noi me piace moltissimo il baccalà, anche a Lorenzo. È un pesce molto pratico anche per la cucina di oggi, che alla fine quasi tutti te lo vendono già ammollato, non dissalato, perché non è baccalà, sottovuoto. Ed è anche sano, è vedina. Sì, una volta i pediatri obbligavano i genitori a dare lo stoccafisso, il infatti baccalà, l'abbiamo odiato per quello, esatto. Non ci sono più i pediatri di una volta, questa è la verità. Angela, grazie. Grazie a voi. Grazie, Giacomo. Grazie, Angela, per raccontarci sempre. Io quando sono lì nel bosco e sono beata del racconto, perché lei ha un modo di raccontare che a me fa impazzire, non a caso, appunto, è una giornalista, ma è molto bello come tu racconti. Grazie. Grazie, Angela Frenda. Allora.